Dunque, noi siamo la patria della dieta mediterranea, del Made in Italy, probabilmente del, come dicono in molti, del miglior mangiare e bere del mondo. Questo assioma, Italia uguale miglior cibo, è condiviso anche da popolazioni la cui diversità religiosa spinge forse fino all'estremo i concetti di qualità e di salubrità. Parliamo delle popolazioni di origine musulmana, di religione musulmana e di religione ebraica, che vivono in Italia oppure che vivono nei loro paesi, ma consumano i prodotti italiani e per queste popolazioni, per le quali popolazioni esiste il mercato halal per i musulmani ed il mercato kosher per le popolazioni di origine ebraica. Mercati connotati da, attenzione, da un business molto importante, perché in Italia è vero, non vivono molti ebrei, sono alcune decine di migliaia, però vivono 2,5 milioni, forse anche di più, di musulmani. Ma è un mercato poi alla fine che interessa un po' tutto il pianeta, perché gli ebrei negli Stati Uniti per esempio sono quasi 6 milioni, in Francia sono 475 mila ebrei, quasi 5 milioni di musulmani, in Gran Bretagna centinaia, 200, quasi 300 mila ebrei, 3 milioni di musulmani. Insomma, un tema di grande importanza, di grande anche attualità economica, sul quale abbiamo invitato per un commento il nostro ospite Mosè Alise, dottor Alise, benvenuto, medico Buongiorno. veterinario, il nome ovviamente eloquente di origine ebraica, il nostro ospite, medico veterinario e specializzando in ispezione alimenti di origine animale presso l'Università Federico II di Napoli. Dunque, spieghiamo prima ai nostri telespettatori, perché siamo di fronte a un argomento un po' insolito, però legato alla, come dire, alla medicina, legato al cibo, alla qualità, alla salubrità. Legatissimo. Ecco, che significano le parole halal per gli islamici e kosher per gli ebrei? Allora, entrambi i termini hanno un'origine etimologica che è similare. Quindi entrambi i termini significano sia per l'halal che per il kosher, significano lecito. Lecito in che senso? Rapportato agli alimenti, appunto, argomento di pertinenza di questa mattina, significa che quel determinato alimento, halal o kosher, è lecito e adeguato. Adeguato a cosa? Adeguato a poter stare su una tavola di un ebreo osservante o di un musulmano osservante. Quindi questo principio di adeguatezza dell'alimento ovviamente presuppone determinati controlli che verranno poi effettuati sia sulla materia prima che durante tutta la filiera produttiva da delle autorità religiose, ovviamente autorizzate, quindi accreditate a valutare quel determinato tipo di alimento, quel determinato tipo di filiera produttiva che vanno a rendere poi l'alimento appunto halal o kosher, quindi Sì. puro, lecito, Ecco, che può essere quindi presente sulla tavola di di un qui vediamo osservante. infatti delle immagini che si riferiscono ai controlli molto rigorosi effettuati proprio Sì, da persone di quella religione, cioè assolutamente. musulmani oppure ebrei. Ma vediamo anche immagini che si riferiscono alla pasta, al pomodoro. Ecco, vogliono piace ai musulmani, agli ebrei mangiare bene? Assolutamente sì, Sì. soprattutto le hanno nominato la pasta, quindi Sì. è uno dei prodotti più esportati. Noi abbiamo qui in Campania uno dei luoghi dove viene Eh la sì, porza eccellenza, eccellenza, quindi quella certo. di Gragnano, che è molto appetibile proprio su questi mercati, soprattutto medio orientali. Ed è proprio su questo settore, su questo tipo di produzione. Parliamo della pasta, ma abbiamo anche l'olio. La Sicilia, per esempio, è ovviamente è la patria dell'olio extravergine d'oliva. Ovviamente sono dei prodotti che, già essendo made in Italy, quindi già avendo un marchio di eccellenza che è famoso in Sì. tutto il mondo, il made in Italy, il made in Campania, Sì, abbiamo detto la pasta, certo. il pomodoro. Sì. Essendo ovviamente degli alimenti che, avendo questo marchio made in Italy, quindi già di eccellenza, con un marchio kosher o halal, ovviamente aumenta ancora di più, diciamo, Quindi la la garanzia. garanzia. Quindi Sì, vengono marchiati, è vero, marcati con assolutamente, un con marchio perché è un logo, un logo che li rende visibili, diciamo, riconoscibili riconoscibili a al persone, ai mercato, consumatori, perfetto, sia in Italia che che all'estero, nei all'estero. paesi, diciamo, di residenza, di origine, cioè Israele, per esempio, Israele. ma anche in America, in Francia, Assolutamente. in Inghilterra, abbiamo visto, sono milioni. Quindi
nel mondo, un mercato floridissimo. Il business delle certificazioni, quindi dei prodotti certificati halal o kosher, effettivamente è un business molto florido. Lei prima ha menzionato tutti gli ebrei osservanti e tutti i musulmani osservanti che ovviamente per religione devono per forza mangiare quel determinato alimento certificato halal o kosher. Ma il business si va ad espandere anche su chi vuole mangiare in maniera ancora più controllata, quindi si va ad avere un valore aggiunto appunto di quel tipo di alimento che poi se è abbinato al Made in Italy, come dicevamo, già di per sé marchio di eccellenza, diventa un prodotto di estrema qualità che presuppone ovviamente dei controlli rigidi lungo tutta la filiera. Quindi, ecco, parliamo di un controllo in cui vale molto, vige molto la religione, cioè l'etica religiosa, sì, che ha, come dire, una prepotente invadenza. Invadenza, infatti sì. il controllo, come dicevamo prima, è effettuato da un'autorità religiosa. Nel caso per esempio della certificazione kosher, ma halal è molto simile, ovviamente cambia l'autorità religiosa, perché per quanto riguarda la certificazione kosher ci sarà un addetto di fede ovviamente ebraica che dovrà sovrintendere tutte le fasi di preparazione. L'addetto ovviamente è una persona altamente istruita sulle procedure da effettuare ed è autorizzato dal rabbinato centrale di Israele, quindi è una figura importante. Sì. E lo stesso vale per l'addetto di fede musulmana, che deve essere di fede musulmana ovviamente per forza, a sua volta autorizzato dalle comunità ebraiche e comunità musulmane italiane, che appunto hanno il controllo totale, sì, in senso ovviamente positivo, sì, sì, certo, delle varie produzioni. Vediamo una fase di lavorazione, per esempio, del pollo che... Sì. Credo sia la carne che mangiano i musulmani, perché i musulmani non mangiano il maiale. Assolutamente, neanche gli ebrei. Neanche gli ebrei. Sono molto simili. E non bevono il vino, non bevono alcol, è vero? I musulmani. I musulmani non bevono alcol, mentre invece gli ebrei. Il vino è inteso come un nettare sacro. Quindi sì. Certo. Il mercato, per esempio, del vino made in Campania, quindi made in Italy, è molto florido nei paesi tipo in Israele. Quindi è molto, sì, facile trovare un vino italiano, sì, magari anche beneventano o anche della provincia di Salerno, è molto facile trovarlo sugli scaffali dei supermercati di Tel Aviv piuttosto che di Gerusalemme. Ecco, che cosa mettono in tavola? Così facciamo un esempio molto schematico, una famiglia musulmana di italiano, ecco, che cosa mettono di cibo italiano, e una famiglia ebraica. Perfetto. Il vino, per esempio, soprattutto durante lo Shabbat, che sì, è fondamentale, potrebbe essere un vino italiano, quindi oltre ad avere una valenza religiosa può anche avere un'elevata importanza culinaria, quindi gastronomica, perché sì, il vino italiano è tra i migliori al mondo, e questo non sono io a dirlo. Soprattutto perché le due diete, soprattutto quella campana e quella, quindi la dieta mediterranea, è molto simile alla dieta presente in questi paesi medio orientali. Per esempio, quindi la troveremo pasta, il pomodoro, l'olio extravergine d'oliva, è molto facile trovare nelle cucine ebraiche e musulmane. Sì. Le verdure, molte verdure, sì, quindi sono importantissime proprio perché da come si evince da questi codici normativi di stampo religioso applicati agli alimenti sia ebraici che musulmani, le verdure sono gli alimenti che possono essere ovviamente consumati con estrema facilità, posto che ovviamente non vengono usati pesticidi o comunque sostanze che letteralmente si dice avvelenino ovviamente l'organismo umano. Ma questa, sì, è una norma più che religiosa, più che altro è una norma sanitaria che si, certo, applica dovrebbe ovunque. Essere valida per tutti, esatto, certamente. Sì. Ecco, che cosa, cioè si può parlare di una, quindi il nostro discorso interessa molto, dovrebbe interessare le aziende, che magari in questo momento qualche imprenditore ci ascolta del settore agroalimentare, che potrebbe aprire un mercato importante, se però, ecco, come dire, consentisse, è vero, un controllo, è vero? Un controllo a monte ovviamente, a monte, di cioè un'autorità, durante la lavorazione. Perfetto, dell'autorità religiosa che abbiamo menzionato precedentemente, ovviamente un'azienda italiana
può tranquillamente avvalersi, che vuole esportare un mercato. Proprio una forma di internazionalizzazione, sì, di impresa. Quindi è un caso di internazionalizzazione vero e proprio. Assolutamente sì, perché va, sì, adesso un valore aggiunto appunto del Made in Italy che precedentemente abbiamo menzionato, che già di per sé ovviamente apre in maniera estrema ovviamente il mercato dell'agroalimentare italiano in versanti ovviamente esteri. Con, sì, la certificazione quindi halal e kosher è possibile ulteriormente aprire questo settore, questo mercato dell'agroalimentare italiano anche in quei paesi cosiddetti particolari, ma particolari, sì, semplicemente perché hanno delle regole di tipo religioso applicate, sì, all'alimentazione comune, semplicemente per questo particolari. Sì. E quindi un'azienda potenzialmente può, come dicevamo prima, fare l'esempio della pasta. Se vuole internazionalizzarsi sul serio, può tranquillamente avvalersi della certificazione kosher, sì, o halal e quindi, sì, contattare una delle aziende, ce ne sono parecchie in Italia, anche accreditate dal punto di, sì, vista proprio internazionale. Può richiedere la certificazione, l'azienda manderà il rabbino o un delegato del rabbino, manderà un'autorità religiosa musulmana o un delegato di questa, ovviamente autorizzato a fare questi determinati controlli e seguirà ovviamente la fase produttiva dalla materia prima, tutto il percorso step by step della filiera produttiva fino al prodotto finale. Il prodotto finale che poi verrà ulteriormente validato e ovviamente se merita il benestare ovviamente dell'autorità religiosa, sì, verrà affibbiato una sorta di logo, sì, ce ne sono vari tipi ovviamente sempre accreditati e registrati, una sorta di logo che farà indicare rendere riconoscibile, esatto, come per esempio nel caso dei ristoranti, ecco vediamo delle immagini dove lo chef, il grande Antonello Colonna, uno dei grandi, sì, chef, che queste sono riprese, immagini filmate in un grande ristorante, famosissimo ristorante milanese, dove si è tenuta una serata kosher, quindi dove hanno partecipato anche grandi della medicina, della gastronomia, della cucina italiana, come Vissani per esempio. E quindi questo fenomeno comincia ad allargarsi. Anche perché il discorso della certificazione è ovviamente a monte, quindi si va a certificare il prodotto. Una volta che il prodotto è certificato, può essere tranquillamente manipolato anche, sì, da chi non è ebreo o non è musulmano. Nel, sì, caso dello chef Colonna, ovviamente avrà sicuramente utilizzato prodotti kosher, perché anche lui probabilmente può valutare, associato col Made in Italy, la garanzia di qualità di un prodotto kosher o halal. Sì. Possiamo dire, per esempio, possiamo fare qualche esempio di, come dire, di in cui il verificatore ebraico musulmano deve accertare, verificare insomma la rispondenza di un prodotto all'etica religiosa sia musulmana. Per esempio, facciamo un esempio di del pomodoro, per esempio, o della pasta. Il pomodoro, essendo un prodotto primario, quindi che non viene eccessivamente manipolato, perché viene venduto anche tal quale, cioè come pomodoro, esatto, sì, e non per forza lavorato, ovviamente si presuppone che il pomodoro stesso, quando viene addirittura piantato, nel caso per esempio della religione ebraica, bisogna essere in un determinato periodo dell'anno, giustamente, sì, bisogna avere la supervisione del rabbino, del delegato del rabbino nel momento nel momento in cui viene piantato il seme. Quindi proprio dalla radice. Dalla radice, insomma, esatto, ab origine, come, esatto, si dice. E seguendo poi tutta la filiera produttiva, addirittura la raccolta. Quindi anche l'agricoltura, l'agricoltura, non solo... La parte produttiva. Anche il settore, infatti, è agroalimentare proprio per questo motivo qua, si parte anche dalla terra. La terra ha un valore importantissimo sia per gli arabi che per gli ebrei. Che valore ha, per esempio, in che senso deve avere dei requisiti particolari, insomma? Più che altro di natura religiosa, proprio, sì, perché la terra è intesa come la terra madre, quindi bisogna avere rispetto, perché se, sì, ovviamente viene rispettata... E in questo noi veniamo dopo, che non spesso... Se leggiamo quello che accade o che accadeva, speriamo, sì, che non stia accadendo più nella terra dei fuochi, lì abbiamo proprio
come dire, l'offesa della dignità della terra, come luogo dove invece dove immettere, sversare rifiuti e quindi violentare la terra. Quindi questo sarebbe inaudito e in questo noi Sì, veniamo non terzi. sarebbe sicuramente né kosher né halal, Non ciò. sarebbe né kosher né halal, certo. E quindi lei si è trovato a fare qualche volta delle verifiche di questo genere? Mi è capitato più volte, anche in qualità di veterinario, di poter, perché poi le autorità sono comunque, nel caso per esempio dei prodotti di origine animale, le autorità comunque devono essere affiancate anche da persone che hanno comunque una competenza sanitaria, Certo, diciamo, medica, quindi non sì. soltanto religiosa e pratica. E quindi sì, mi è capitato spesso di partecipare Sì. a diciamo, certificazioni del genere e devo dire è molto interessante. Ecco, lei come specializzando in ispezioni alimenti e anche come dire, come tecnico, come specialista halal e kosher, quale tipo di, come dire, di sensibilità, di attenzione trova in Italia rispetto a queste cose che per noi sono un po' inconsuete? L'attenzione è notevole, sempre per il discorso che ora con tutto il discorso, lei prima ha menzionato la terra dei fuochi, quindi con questa attenzione particolare che c'è sulla natura del cibo, quindi sull'origine del cibo, una certificazione di tipo religioso, quindi kosher o halal, può andare ad aumentare quel senso di sicurezza anche nel consumatore finale. Che non, ripetiamo, non può essere, non deve essere esclusivamente diciamo, o ebreo osservante o musulmano osservante, ma può allargarsi anche ad una popolazione che ovviamente no, di religione cattolica o di altro tipo di religione. E quindi diciamo, è una forma aggiuntiva di tutela dell'alimento Certo, stesso. certamente. Molto importante questo. Bene, noi andiamo verso le conclusioni. Ringraziamo il dottor Alise per la Grazie a voi. testimonianza straordinaria di questa. Abbiamo aperto questo versante per noi inconsueto di quanto la religione, l'etica religiosa possa incidere sulla, come dire, sulla qualità, sulla salubrità del cibo. È un aspetto per noi inconsueto, forse anche un po', diciamo, estranei a queste cose, però non ci farebbe male. Non sarebbe per noi un male accorgerci che c'è anche una religione e una religiosità nel coltivare la terra, nel produrre, nel trasformare i prodotti, insomma, Assolutamente sì. veramente una esperienza importante oggi. Bene, dottor Alise, noi ringraziamo Grazie a lei, il voi. Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico Grazie. II di Napoli e in genere un po' tutti i medici veterinari per i quali abbiamo una grande considerazione. Grazie.